Eccoci, eccoci, squilla il telefono, ahimè, chi sarà? Pronto? Metto lo buono, metto i sicciperi, sta camulazza che non si sente qua, Merino. Ma che sta succedendo? Pronto? Qui a radio? Sì, radio, televisione, streaming, sono io, buongiorno. Siamo del candiere qua, ho capito, che succede? Perché c'è il dottore ancora, o no, il dottore se n'è andato, perché... Io, dottore Merino, ha bisogno un consulto, ha bisogno un aiuto. Ma la cara, ma sottare a noi, no, signora Rosa, non un insulto. Non cominciamo, perché qua siamo lavoratori seri e onesti, bene? Va bene, allora, che ha bisogno, che vuole? Ma se c'era il dottore, ci domandavamo un consulto. E allora, quindi, non un insulto, un consulto. A lei consulta Varitto. Ho detto consulto. Oh, mi viene Varitto consulta. Appena sentiamo la replica, vedremo se è vero. Senti. Tranquillo. Ormai avete la replica. Cioè, abbiamo repliche, podcast. Tutto c'è tutto. Tutti minchiati, e poi una replica. Restano. Se sentono la vostra vuota. Restano. Restano. Senta, ma perché voleva parlare col medico? Che è successo? No, niente, quasi niente, cioè, signora Rosa. Cioè... Noi abbiamo qua dipendente do candere. Sì. Che si chiama Franco Fetivivo, conosce lei? No, scusi, no, non lo conosco. Comincio anche a immaginare perché si chiami Fetivivo. Lo conosceva, se lo votava, signora appunto, Rosa, immagino. Franco Fetivivo si chiama. Ma perché è proprio puzzolente. Melino! A stura sta mogna, là se bessa per a stura vola, forza, stodola! Forse signor La Rosa, no. Ma purtroppo se ne è tratto in questa maniera, non mi capisce. Ma è un po' duro il suo trattamento. È un po' duro, caccia la dare, come a Ruggio. Non capisci, non niente. Va bene. Ci stava dicendo che abbiamo un dipendente che si chiama Franco Fetivivo. Ho capito. Ora Franco, parlando con lei, ce lo dico così, diciamo un zanuaccio. Che cosa fa? Fetivivo. Ho capito. Ma proprio è Fetivivo. Cioè, chiesto, non lo sa, ci sono salvato mai nella sua vita, non lo so. Ma che schifo, però. Signor La Rosa, una volta per fare una prova, chissà, c'è qualche 4 mesi fa, Melino ci fece il segnale che la pinna da carina. Per bere il suo romano l'aveva ancora. 4 mesi fa ci fece ancora lavo, segnale a cabina, lavo ancora. Quindi vuol dire che da 4 mesi non si lava. Mai. Mamma mia. Basta, Franco, non faccio, quando calo candere, si sente lontano che stanno vanno io. Ma credere. Scappano magari i cani. Certo. Niente, ne restano un do circondare, non altri, che facciamo? Ma non te che vicino a noi, Cozzoviano soffre, no? Sì. Cozzoviano, Iave, l'ho fatto là fino. Eh beh, non è che ci vuole molto per sentire la puzza. No, Cozzoviano, è da tartufo, sapeva. Ah, anche proprio, cioè, lui stana ai tartufi. Ma non trova. So, Soiano, Corasto, io con Sciauro, che sento so qui che da tofi, Fonci Paccini. Anche. E cioè, avevo, diciamo, Sciauro, io là fino, no? Sì. Avevo lo Sciauro, che sono chi do naso, no? Certo, sì. Lo Sciauro, sì, chi do naso, sapeva. Vedi invece quelle delle orecchie? O se sente, chi da bocca, o sta parte. O sta parte. Chissà perché lo immaginavo. Basta, a un certo punto, sono immaginavo lei, no? Sì, immaginavo. Basta, Franco Fetivivo, Uzziano, c'era il sciuba. E allora noi che facciamo? Per tenerlo lontano nel candiere, ci facciamo fare tutti i travagli, chissà, c'è più lontano, no? Sì. A oggi il travaglio lontano nel cennello, noi facciamo anche l'arando detto. Chiarissimo Franco, a chi hanno detto che è andina, se stiamo ai canali, raccio una bestata andato un tubo da cammino, insomma fai il travaglio in detto, capivo lei, datti, no perché? Datti verso, però capivo, sì, perché, no? Per farlo allontanare. Cioè, perché non si può stare, che Franco Fetivivo, mi creda, se no si chiamava in un altro modo, sì. Basta, oggi stava travagliando che stava bessando l'andina, mi era male, gli cascavo qua sotto, signor La Rosa, gli eravamo bello, preciso, superò il cucinazzo, eravamo a chiovo, a testa, ora è svenuto che ha perso il senso, no? Ora, siccome c'era il dottore, che c'è a fare respirazione, guardi, e poi c'è lei che fa, non se ne intende? No, devo dire di no, però il dottore... Ha laureato lei, scusa, io sono laureato in biologia, anche se non esercito, quindi non sono medico. Sono, Merino, sarei... io ho laureato da come biologia, scienze. Biologia, io però è dell'esercito io. No, non sono dell'esercito. Non è dell'esercito, è da marina. Neanche, non esercito. Da cioè, finanza, no, io faccio.
mi fa cassareare, io mi sono laureato in biologia, ma faccio un altro lavoro, faccio il conduttore televisivo, radiofonico, quindi non esercito. Non è nell'esercito, vabbè, invece manco soldato, secondo vabbè, me. Vabbè, non sono nell'esercito. Ma la chiama a fare, signor La Rocco, come lo spieghiamo? No, chiamate il 118, fate arrivare un'ambulanza, soccorretelo però, non lo lasciate a terra, certo. Aspetta, Melino, metta a modo fuoco, io non ne sopra, io vado all'ospedale, senti? Vabbè, almeno portatelo all'ospedale. Già mettesse una canzone bella, di chi da movimentata, vediamo che cantiere abbiamo bisogno. Va bene, vai. Arrivederci, signor La Rosa. A voi, ciao. Melino, attacca la mulazza, fottitino, la sorondera.